italiana questa città, è meravigliosa, credo che lo merita un sindaco come Luigi De Magistris. Era incredibile vedere ieri ancora una volta il ricorso alle battute più volgari, più ripetute, una sorta di disco incantato, mentre la voce autorevole dei vescovi raccontava l'Italia che la pubblicità berlusconiana vuole cancellare, l'Italia di Castellammare di Stabia, l'Italia di Genova, l'Italia piegata da 15 anni di umiliazioni, di perdita di diritti, l'Italia del mondo del lavoro. I vescovi hanno detto la rabbia dei poveri. Io non vorrei mai avere un sindaco che quando esplode la rabbia dei poveri chiede l'intervento dell'esercito contro i poveri e non contro quegli altri. Dicono che stasera Silvio Berlusconi dovrebbe atterrare a Napoli. Dovete essere comprensivi, perché a nessuno, neanche a lui, si può negare quell'immagine finale. Lo dico, i più anziani mi capiranno, i più giovani avranno una spinta a vedere un vecchio film con una grande attrice hollywoodiana, Gloria Swanson, Il viale del tramonto. Non si può negare a Silvio Berlusconi quest'ultima discesa, perché lunedì pomeriggio da Napoli, da Milano, da Cagliari e da Trieste gli arriverà un preavviso di sfratto, via da Palazzo Chigi. E per una doppia ragione, lo dico con sincerità, il delitto fondamentale di cui Silvio Berlusconi risponde oggi di fronte al popolo italiano non è Ruby e non è un delitto che riguardi atti d'accusa di un pubblico ministero, è un delitto di altro genere ed è così, riguarda la generazione coetanea di Ruby, è il delitto di precarietà per tutti i ragazzi e le ragazze d'Italia, è il peggiore dei delitti. Il berlusconismo finisce perché è finita la favola bella di un miracolismo che tanto promette e nulla mantiene, e soprattutto la realtà fotografata dall'Istat è quella di un paese in cui si sono bloccati gli ascensori sociali, il 55% dei figli degli operai in Italia non ha nessuna possibilità di sperare neanche domani in un posto di lavoro. Questa è la radice del malessere, dello smarrimento, dell'inquietudine, dell'angoscia che entra dentro le famiglie e che ci fa dire che siamo stufi, perché vogliamo parlare del diritto al futuro, non come di una retorica, ma come di un diritto reale che interroga la vita, che sa ascoltare cosa c'è nel cuore dei giovani. E quando parliamo delle periferie, di Napoli, per piacere, non parliamo soltanto dell'orrore urbanistico, parliamo anche di ciò che di meraviglioso sboccia in quelle periferie, del talento di una generazione che a Scampia, come a Barra, come ovunque, ha diritto di avere un'amministrazione che sa sentire quel palpito e quella speranza. E c'è una seconda ragione per cui è finito il berlusconismo. È come se ci siamo un po' stufati di vivere in questo ergastolo, l'ergastolo della pubblicità, di vivere con
continuamente manipolati da una specie di volgarità istituzionalizzata. Si è fatta la dittatura della pornografia, un linguaggio che ancora in queste ore da questi raffinati intellettuali della Magna Padania come Calderoli e come Borghezio guarda a Napoli con un disprezzo totale. E allora nel voto del ballottaggio c'è un atto antico e moderno, un gesto di ribellione e di disobbedienza civile. Noi ci ribelliamo alla volgarità di regime, al maschilismo, al